Buonasera e bentornati a TG2 Punto di Vista. Pezzi deviati dello Stato che volevano la morte di Giovanni Falcone, altri pezzi deviati dello Stato che invece Falcone lo volevano in vita. Era il 21 giugno del 1989 quando sugli scogli della Daura, località scelta dal magistrato per la sua vacanza estiva, furono trovati 58 candelotti di dinamite pronti ad esplodere. Un messaggio si disse sulle prime, un'intimidazione, ma oggi la chiave di lettura sembra essere un'altra. A fornirla è un libro di Attilio Bolzoni, giornalista di Repubblica, da sempre attento al fenomeno mafioso. Lo vedete, il titolo è FAC Mafia, dove mafia è l'acronimo anglofono che definisce le domande poste più frequentemente. Ed è in quelle pagine che l'autore, non solo l'autore, lega il fallito attentato alla Daura con la morte di due agenti di polizia vicini al servizio segreto civile, il SISDE. Ne parliamo con Attilio Bolzoni. Buonasera. Buonasera.